Questa è la seconda parte del video in cui spiego che cosa Disney penserebbe dei film della Disney usciti dopo la sua morte, quindi tutti quelli che lui non ha potuto vedere. E so già che qualcuno sarà venuto a cercare solamente questo episodio perché è interessato solamente a Frozen. Nello scorso episodio abbiamo imparato che non odiava i gatti, che in realtà ci sarebbero certi classici Disney che noi consideriamo fantastici, che lo avrebbe stracriticato, e che ci sono delle... Recuperate, ve lo fate prima. Fantasia 2000 lo avrebbe bocciato del tutto. Proprio gli avrebbe fatto cagare che è una meraviglia. Tanto per iniziare, perché Disney si era più che arreso all'idea di creare un nuovo Fantasia. Quello che era successo con lo scrigno delle sette perle, musica maestro, tutti quei continui fallimenti l'avevano convinto che cercare di fare un altro Fantasia ormai fosse... una cazzata. E fondamentalmente, in realtà ci sperava un pochettino, quindi sarebbe felice di sapere che un altro Fantasia è uscito, ma si vergognerebbe da morire nel vedere che questo Fantasia ha gli stessi errori che lui ha cercato di risolvere per tutta la sua vita. Gli stessi errori che lui sperava di riuscire a levare realizzando una qualsiasi altra versione di Fantasia. Insomma... ha tutti gli errori del vecchio Fantasia, più tutti gli errori che lui cercava di evitare ma che continuava a fare... Inoltre, Fantasia era un film particolare per Disney, perché la grande arte, quella che si occupava dei grandi artisti nei grandi musei, non aveva mai accettato i film di Disney come opere d'arte. Le aveva sempre interpretate non come voleva lui, ovvero come, che ne so, come se fosse la Pietà di Michelangelo, ma come intrattenimento. E come dargli torto? Solo che, visto che il mondo dell'arte lo schifava, Disney ha fatto di tutto, soprattutto con Fantasia, per cercare di conquistarselo. Quando cercò di riproporre Fantasia, chiese aiuto a grandissimi artisti come Salvador Dalí. E in Fantasia 2000 non c'è niente di tutto questo. Hanno utilizzato artisti ininfluenti, non hanno puntato all'arte contemporanea, non hanno cercato di fare nulla di così rivoluzionario e dirompente come Disney stava cercando di fare... E il film di per sé, per quanto possa essere considerato carino per certe cose, beh, sarebbe stato un grandissimo imbarazzo per Disney per il tentativo di ciò che voleva essere e che non riusciva ad essere. Dinosauri? Dinosauri no, no, no. Pessima animazione dal punto di vista di Disney, ovviamente. Sarebbe stata una pessima animazione, conteneva tutte quelle cose che Disney non avrebbe approvato, non c'erano i 12 principi, era un'animazione un pochetto più realistica, la storia non è studiata, non è abbastanza strutturata, avrebbe alzato un grandissimo dito medio a questo film. Anzi, penso che si sarebbe infuriato ancora di più se prima di vedere Dinosauri avesse visto Toy Story. Ora, se Disney avesse visto Toy Story, probabilmente lo avrebbe amato alla follia. Lo avrebbe adorato per l'animazione, lo avrebbe adorato per l'idea, lo avrebbe adorato per la colonna sonora, lo avrebbe adorato per quel tipo di regia che, come dicevo nello scorso video, era contemplativa, perché Disney dava molta importanza a questa cosa, perché il cinema con cui era nato e cresciuto era il cinema che cercava di essere molto pulito, molto elegante, che cercava di non trattare temi troppo violenti o troppo assurdi, e Toy Story alla fine se la cavava abbastanza bene in questa direzione e riusciva effettivamente a non essere tanto di impatto emotivo quanto contemplativo della singola la scena, si godeva le cose anche con calma per certi versi, avrebbe adorato Toy Story, ma non l'avrebbe mai approvato come film Disney. Tanto per iniziare, perché ci sono personaggi antagonisti e che sono un po' una via di mezzo, personaggi buoni che sono cattivi, cattivi buoni, questo miscuglio non gli sarebbe piaciuto. In più avrebbe particolarmente avuto difficoltà a comprendere i giocattoli. Vi ricordo che Toy Story è ambientato nel futuro per Disney, è ambientato molto nel futuro, 40 anni dopo. Insomma, non conosceva questo genere di giocattoli, non conosceva questo modo di giocare, non conosceva tutto quanto questo mondo della plastica, non aveva idea. Però un film sui giocattoli lo avrebbe fatto molto volentieri e il metodo utilizzato da Toy Story è sicuramente il migliore che potesse immaginare. Le follie dell'imperatore. Disney lo avrebbe odiato. Sì. Tanto per iniziare perché l'avrebbe considerato un film stupido e demenziale, cosa che alla Disney non era permessa essere demenziali e stupidi. Per il basso budget, perché non è che abbia un basso budget, ma lo stile d'animazione molto semplificato che c'è all'interno delle follie dell'imperatore è lo stile che Disney aveva utilizzato solamente in guerra quando si era dovuto rassegnare. Poi la comicità era troppo lontana dalla sua, per Disney era molto importante evitare quelle scene alla Looney Tunes. Quindi prendiamo per esempio la scena di Yzma che piomba improvvisamente, viene colpita da un fulmine e piomba nel dirupo. Questa cosa alla Will Coyote non era accettabile.
Disney non poteva permettere questa cosa. L'animazione Disney era diversa dall'animazione, per esempio, della Warner o della Fleischer, perché i personaggi erano fisici e ti preoccupavi per loro. In un film Disney la differenza principale rispetto a un cartoon dei Looney Tunes è che in un film Disney non poteva succedere che il personaggio venisse investito e semplicemente s'appiattisse. Tu dovevi avere paura che il personaggio cadesse o si scottasse. Doveva avere una forte fisicità per fare in modo che tu ti preoccupassi davvero per lui e quindi potessi sviluppare un'empatia più complessa. Questa cosa con queste gag sarebbe considerata stupidissima, incomprensibile, completamente fuori luogo, fuori dai binari per Disney. Non avrebbe mai accettato una cosa del genere. La strega di Biancaneve è caduta da un dirupo ed è morta. Non puoi far vedere a un bambino una scena così scherzosa che non gli fa prendere sul serio la morte. Il personaggio deve avere un peso e ti devi preoccupare per lui. Sarebbe stata una reazione terrificante quella di Disney per questo film. Lo avrebbe considerato il male più totale. Atlantis lo avrebbe odiato. Sì, sono tutte così i film di quest'epoca, ragazzi. Disney amava Jules Verne, ma non avrebbe mai permesso un'animazione così esagerata, così seria. Non avrebbe mai accettato bombe, esercito, guerra. Non c'è il tocco Disney in Atlantis. Ovvio, ma perché Atlantis cercava di proposito di interrompere un po' di schemi tipici della Disney. Però dobbiamo anche cercare di ricordare che gli schemi tipici della Disney oggi sono lo stile della Disney, ma quando Disney era vivo era Disney, fine, era così che era fatta la Disney, era così che era fatto Disney. Perché la Disney era Walt Disney. E Disney non ha mai visto la Disney dopo la sua morte, quindi non avrebbe mai potuto concepire che qualcuno dicesse no, dobbiamo interrompere questo stile. Ma scusa, ma sono io, sta interrompendo me. Ed effettivamente sarebbe strano a spiegare a Disney che oggi noi non pensiamo alla Disney come Walt Disney e i film fatti da Walt Disney, ma come una casa di produzione dove il principale vecchio autore era Disney, ma che oggi è più che altro tanti autori diversi, che quindi possono avere uno stile diverso, un'idea diversa di che cosa sia un film d'animazione. Per lui no, se è Disney è Disney. Non aveva intenzione di mettere il proprio nome sopra cose che lui non avrebbe approvato. Non avrebbe criticato Atlantis come film, attenzione, perché lo avrebbe considerato un buon film. Lo avrebbe considerato un film tipico di Hollywood. Piuttosto niente avrebbe reso questo film Disney. E lui non voleva che il suo nome venisse associato a storie del genere. Accettava che ci fossero storie che sono avventurose, eccetera. Insomma, alla fine lui per primo aveva fatto film live action. O anche nel suo parco aveva inserito tematiche avventurose. Ma l'avventura Disney è diversa dall'avventura che c'è in Atlantis. Quella di Atlantis è troppo violenta, è troppo seria, è troppo spettacolare, è troppo hollywoodiana per Disney. Lilo e Stitch. Non lo so. Avrebbe apprezzato l'ambientazione alla Hawaii, avrebbe accettato questo stile musicale anche perché ad Elvis lui c'era arrivato, avrebbe accettato questo rapporto realistico tra Nani e Lilo, ma avrebbe inserito i genitori lui, ma non la sorella. È confusionario dal suo punto di vista per un bambino. Cobra Bubbles nero? Lui non l'avrebbe mai fatto nero. Perché dal suo punto di vista i neri non erano davvero identici ai bianchi, c'erano delle differenze culturali e lui non avrebbe mai concepito una cosa del genere, sarebbe un attimino confuso, lo troverebbe molto più sorprendente di quanto lo troveremmo noi, era un uomo degli anni 60. Avrebbe criticato l'assenza di un vero e proprio antagonista, avrebbe di gran lunga preferito che all'interno di Lilo e Stitch ci fosse un personaggio che fosse davvero dichiaratamente dall'inizio alla fine un cattivo più cattivo di Stitch, mentre nel film è più una via di mezzo, un caso particolare. Avrebbe adorato Pleakley come ottimo personaggio, ma non lo avrebbe apprezzato per le sue gag di cross-dressing. Avrebbe adorato Lilo in quanto bambino incompresa, si sarebbe identificato moltissimo in Lilo e avrebbe assolutamente approvato Stitch, soprattutto per il suo appeal, per il character design, un lavoro incredibile. Ma non so quanto il film gli sarebbe piaciuto. Il pianeta del tesoro? Oh, qui ci divertiamo, perché nel pianeta del tesoro lui avrebbe criticato tantissime cose, avrebbe adorato John Silver, avrebbe odiato la presenza di quella canzone con il montaggio musicale sul passato di Jim, l'avrebbe trovata ante litteram cringe. I personaggi hanno poco mordente per lui, l'ambientazione è molto particolare, adora i film d'avventura dopo tutto, ma proprio come Atlantis non ci avrebbe messo il marchio Disney. Lo stile steampunk era inimmaginabile per lui, l'avrebbe trovato una cosa estremamente originale e unica di questo film perché non sapeva che esistesse già. D'altro canto lo troverebbe un film troppo esagerato e troppo veloce. Estremamente veloce.
avrebbe sentito molto più la velocità qui che il Lilo e Stitch, perché Lilo e Stitch quantomeno, ok, il brutto notrocolo, ma è una storia originale. Ma il pianeta del tesoro, beh, Disney conosce la storia originale, avrebbe potuto notare tutta una serie di ritmi molto molto accelerati. Lui avrebbe mantenuto per esempio Billy Bones, che resta per del tempo alla taverna e fa amicizia con Jim. Non avrebbe mai concepito una cosa così improvvisa come lui arriva, schiatta e improvvisamente arrivano i pianeti a cercare. No, 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 troppa roba per Disney. Coda, fratello orso. Non avrebbe mai approvato un protagonista che sbaglia e ammazza un altro personaggio, assolutamente no. E avrebbe molto criticato l'appeal di questi personaggi, che di nuovo non hanno particolarmente mordente. Insomma, non c'è un personaggio di Coda Fratello Orso che potresti paragonare ai personaggi approvati da Walt Disney, come Capitanoncino, Crudelia Demon, Biancaneve, Dotto. Cioè, Disney si impegnava moltissimo per rendere così iconici i suoi personaggi che alla fine tu identificavi quell'animale con quel personaggio. Alla fine cervo ormai significa Bambi, Bambi significa cervo. Ma orso non significa kinai. Avrebbe adorato Coda come personaggio. Sì, io non sono d'accordo sulla cosa, ma lui l'avrebbe adorato Coda. Però personaggi poco personali, poco memorabili, e quindi l'avrebbe boicottato ed evitato come film. Ma è quanto Mucca l'ha riscossa. Mucca l'ha riscossa è l'anti-Disney totale. Di nuovo troppo Looney Tunes, di nuovo troppo assurdo, estremamente veloce, perché Mucca l'ha riscossa è ancora più veloce di tutti i film precedenti. Sarebbe stato praticamente incomprensibile per lui, scene che non capivi nemmeno dove ti trovavi, già erano cambiate. Troppo, troppo, troppo improvviso per Disney. E poi lui ha vissuto quei luoghi, ha vissuto quelle fattorie, e non sono fatte così. Si sarebbe infuriato per una rappresentazione così idealizzata di un mondo che lui invece ha conosciuto. Inoltre fa riferimento a un genere di film, quella specie di road movie della rivalsa delle donne, che ai tempi non esisteva. Quando Disney è morto questa roba non esisteva, quindi non avrebbe nemmeno compreso la citazione a questo genere, l'avrebbe trovato ridicolo, non credibile, avrebbe avuto da ridire sulla presenza di una mucca nera, perché in italiano non ce ne accorgiamo, ma lei è lo slang afroamericano. Troppa roba che lui non avrebbe minimamente compreso. Chicken Little. Non avrebbe mai provato il rapporto di Chicken Little col padre, va bene, ma avrebbe criticato qualsiasi cosa, sinceramente. Avrebbe preferito questa animazione rispetto a quella dei dinosauri, va bene, ma i riferimenti alla cultura pop, incomprensibili per lui. Ambientato nel futuro, vi ricordo, Chicken Little è ancora più nel futuro di tutti gli altri, perché quantomeno Oliver Twist, Oliver and Company, è una storia senza tempo. Mentre Chicken Little è proprio negli anni 2000. Utilizza il karaoke, fa tante cose che Disney non ha mai visto. Ci sono gli alieni, avrebbe amato l'idea di metterci lo spazio, ma avrebbe odiato quello di mettere gli alieni all'interno di Chicken Little. Alla fine il suo Chicken Little dal suo punto di vista era meglio, che effettivamente era una gigantesca critica politica. I Robinson. Dio mio, qui c'è un Inception, cioè c'è un ragazzino che viaggia nel futuro, ma per Disney è futuro già quello in cui il ragazzino vive, in cui ci può essere una fiera della scienza del genere, ed è ancora più futuro quello di Robinson, sarebbe impazzito. Sarebbe disgustato dall'utilizzo che hanno fatto della sua frase "keep moving forward", perché lui non intendeva questo quando l'ha detto, e non gli sarebbe piaciuto praticamente niente del film, soprattutto l'antagonista, avrebbe detestato qualsiasi cosa, anche perché questo film contiene fondamentalmente ogni errore che Disney non approvava. Vi ricordate il video in cui vi spiego perché Disney detestava il corto di Remida e se ne vergognava tal punto che si incazzava con la gente che lo nominava? Ecco, e Robinson ha quel genere di errori. Molto molto male. Bolt? Avrebbe adorato l'animazione e quello stile, sarebbe schifato da tutto il resto, oltre al fatto di essere incomprensibile perché di nuovo è ambientato nel futuro, e lui non avendo mai visto cose come The Truman Show, e sarebbe rimasta un attimino confusa. La principessa e il ranocchio. L'avrebbe odiato. Sì ragazzi che l'avrebbe odiato, l'avrebbe considerato una brutta imitazione del suo stile, non un suo stile che cerca di evolversi, ma un suo stile che guarda soprattutto al passato, uno stile che tra l'altro lui non avrebbe riconosciuto come sua, ma una pallida imitazione del suo, come se una seconda casa avesse cercato di fare un film del genere. Avrebbe adorato Fassilier come antagonista, ma in modo moderato. Non avrebbe avuto il mordente che lui avrebbe sperato per un antagonista del genere. Avrebbe apprezzato il fatto di rompere la fiaba, ma lui non avrebbe visto Shrek, lui non sa di Shrek, quindi non avrebbe mai capito perché rompere così tanto la fiaba, cercare di interrompere così tanti schemi, inserire una principessa così alternativa, non l'avrebbe capito, avrebbe detto ma scusa, è una formula antichissima che funziona da sempre,
Qual è il problema? Il problema è che la gente questa formula la apprezza solo nei libri, ora non lo vuole più nei film, grazie a Shrek. E Disney direbbe, ma che cos'è Shrek? Rapunzel! Non serve spiegare che lo avrebbe amato. Avrebbe amato Rapunzel. L'avrebbe amato per i personaggi, per l'appeal dei personaggi, per lo stile d'ambientazione, per lo stile in generale dell'animazione, che è diverso da quello di Disney, ma è anche nella stessa direzione, quindi come se fosse semplicemente più avanti. Ma, nonostante ci siano tante cose che lui avrebbe approvato e apprezzato, ci sono tre cose che voi non vi rendete conto, ma Disney non avrebbe mai approvato. Tanto per iniziare, la taverna. La taverna del brutto Natroccolo è qualcosa che lui non avrebbe mai minimamente potuto concepire. Personaggi così spaventosi mostrati come positivi per i bambini, confusionario dal suo punto di vista. Avrebbe detestato tutta quanta quella sequenza in cui c'è questa apologia dei malviventi. Non avrebbe mai apprezzato una cosa del genere. Oggi noi l'apprezziamo perché abbiamo avuto tante opere, tra cui appunto Shrek, perché abbiamo scoperto che quelli contro cui puntiamo il dito dicendo quelli sono malviventi, in realtà è solo apparenza, eccetera, eccetera. Ma tutta questa roba Disney non ce l'aveva. Disney non aveva in testa questi ideali e quindi non avrebbe mai provato la taverna, gli sarebbe sembrata fuori luogo completamente per un film per bambini. Non avrebbe approvato che Ryder avesse due amici. Ryder poteva essere un ladro che poi si convertiva, ma doveva essere giustificato come Aladdin dal fatto di essere molto povero e simile. Non poteva avere due amici. Perché? Perché c'è quella scena in cui Ryder li imbroglia. Disney non avrebbe mai approvato altri due antagonisti del genere che non sono sotto Madregote. Non avrebbe mai approvato degli antagonisti che vengono imbrogliati dal protagonista in quel modo. No. E non avrebbe approvato i capelli magici di Rapunzel. Perché i protagonisti di Disney devono essere impotenti, non possono avere un potere magico. Tra un attimo ne parliamo con Frozen. Winnie the Pooh 2. Schifo totale. Si sarebbe rifiutato di guardarlo sul serio. Tanto per iniziare perché l'avrebbe trovato una pallida imitazione non dei libri, ma del film che lui non aveva approvato. Quindi si sarebbe infuriato a dire, oh mio Dio, ma questo è un film di un'ora e mezza in cui racconta una storia che in realtà era pensata per un corto. Non va bene per un film. Lui non avrebbe mai provato sta cosa per un film. Per un corto, sì. Per un film, no. Lui avrebbe fatto qualcosa di grosso per Winnie the Pooh. È assolutamente fuori dai libri. Una storia del genere nei libri non c'è. Disney sarebbe rimasto completamente sconvolto e disgustato da questa cosa. Lo so, è un bel film, ma ragazzi, Disney aveva le sue opinioni e sto cercando di riprodurle. Ovvio, io non ho conosciuto Disney, ve lo ripeto, quindi sto andando un pochetto indovinando. Però, da quel che so, Disney non avrebbe mai voluto neanche lontanamente considerare di vedere una cosa del genere. Ralph spacca tutto. Completamente incomprensibile. Disney non poteva capire niente di questo film, cioè non avrebbe potuto criticarlo perché non l'avrebbe proprio capito. È del tutto incomprensibile per Disney, tanto per iniziare perché siamo nel futuro. Un futuro che però fa riferimento a un passato, che per Disney è di nuovo il futuro, ovvero gli anni 80, e che però è finito. E quindi Disney non capirebbe niente di queste citazioni a un passato che per lui però è il futuro, per un futuro ancora più futuro. Disney non ha mai conosciuto le sale giochi. E ancor di meno avrebbe capito la fine delle sale giochi. Non sapeva nulla del ruolo del cattivo. Il cattivo nel videogioco, che è un'intelligenza artificiale che è costretta a fare il cattivo, è una cosa che Disney non avrebbe neanche minimamente potuto pensare. Ma anche solo la ciabatta multipresa. Che è sta roba? Lui non l'avrebbe mai capita. Il cabinato. Che cos'è un cabinato? Il cambio di grafica da un videogioco all'altro. L'animazione a scatti che alcuni personaggi hanno. L'esistenza stessa del concetto di errore e glitch. Il concetto stesso di cancellare il gioco. Il concetto stesso di dati. Questo è un film che andava così oltre rispetto a Disney che non avrebbe mai capito niente. Un concetto stesso di dolce che lui non ha mai conosciuto, un concetto stesso di gioco che lui non avrebbe mai concepito come gioco, giochi di guerra. Ma che è sta cosa? Frozen! Lo avrebbe odiato. Disney ha avuto l'onore di vedere La Regina delle Nevi del 57. E lì La Regina delle Nevi era austera, potente. L'ambientazione, l'animazione, era tutta roba che lo avrebbe ammirato. E avrebbe apprezzato in Frozen alcune delle idee, tra cui la canzone Let It Go. Frozen l'avrebbe odiato, ma Let It Go, Walt Disney avrebbe amato Let It Go. Lo avrebbe amato. Ma Disney l'avrebbe tenuta come canzone villain.
Disney avrebbe voluto quella scena come canzone villain. Se proprio dobbiamo accettare che un villain abbia una canzone come l'ha avuto Magamagò, va bene. Allora doveva essere una canzone villain in cui lei costruiva il suo castello in questa scena inquietante, spaventosa. Elsa buona, assolutamente inconcepibile. Questo ritmo frenetico, così tante canzoni, tutta roba che Disney non avrebbe approvato perché Disney non ha conosciuto i musical di Broadway. Questi piccoli cliché come la slitta che esplode, che per noi sono divertenti, per Disney sono incomprensibili. Disney non ha mai visto i film in cui ci sono queste esagerazioni, esplosioni alla Michael Bay, non la conosce questa cultura. Avrebbe adorato i troll, ma non avrebbe mai fatti così tanti, ne avrebbe fatti, che ne so, quattro. Detesterebbe mostrare la morte dei genitori in questo modo, quindi con un funerale. No, 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 no. Personaggi a funerale vestiti di nero da adulti che si comportano da adulti. No, 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 no. E i poteri di Elsa? I poteri poteva averli solo un cattivo. L'unico potere che poteva accettare è il potere di Anna, ovvero di placare Elsa e basta. Mi dispiace. Però sono queste le cose che lui non avrebbe approvato di Frozen. Sì, le cose che la gente invece odia di più, tra cui il femminismo e Olaf, per lui sarebbero state ok. Big Hero 6, un altro incomprensibile. Troppo esagerato, troppo action, troppo orientale. Il linguaggio degli anime Disney non l'ha mai conosciuto. Quindi i personaggi che fanno... Per dire che sono in imbarazzo è una cosa che lui non... Disney non lo capirebbe. Disney non capirebbe niente del linguaggio d'animazione dei personaggi di Big Hero 6 perché è troppo orientale. È troppa roba che è successa dopo la sua morte e che lui non sarebbe in grado di comprendere. Zootropolis sarebbe un no categorico. Sì, ragazzi. Disney avrebbe odiato pure Zootropolis. Tutti lo consideriamo uno dei migliori classici Disney. Che c'è che non va? È politico. Disney non voleva che i film si mescolassero alla politica. L'unica occasione in cui l'ha fatto perché era costretto. Se ne è vergognato, non ha più diffuso quel film, odia le questioni politiche da mescolare all'animazione. Ne avrebbe discusso tantissimo, c'è troppa roba di cui discutere in Zootropolis. Non avrebbe approvato questo ideale della sfiducia nelle generazioni passate, perché Disney è cresciuto in un'epoca in cui la generazione prima della sua era una generazione austera, potente. E la sua generazione ha cercato di fare del proprio meglio, anche se poi ha fatto del suo peggio, ovvero la generazione silente. E anche il concetto di siamo tutti uguali, portato a questo livello, Disney non l'avrebbe capito. Disney è morto, che i manicomi erano aperti, che si credeva davvero che nella genetica ci fosse la possibilità di scoprire che qualcuno era geneticamente predisposto ad ammazzare. Anzi, in realtà la genetica Disney non l'ha mai neanche conosciuta, non aveva i test del DNA lui. Quindi, se i predatori vengono presentati come pericolosi all'interno di Zootropolis, per lui sono pericolosi, fine. Non c'era soluzione, non c'era modo di salvare questa cosa. Per di più, gli animali nudi, la scena degli animali nudi, che lui avrebbe creduto fosse comica. Disney l'avrebbe interpretato come divertente quella scena perché, ah, che buffa, sono tutti nudi. Non avrebbe mai concepito che in realtà il film li considera normali. Ok, loro sono nudisti, quindi loro stanno nudi, fine. E la scena imbarazzante è al massimo l'imbarazzo che si crea quando aprono le gambe, ma non il fatto che siano nudi. Disney non l'avrebbe capito. Avrebbe adorato il concetto della coniglietta che va in una grande città a dimostrare il proprio valore, ma avrebbe criticato tantissimo tutto questo realismo e queste sfumature di grigio tra bene e male. Oltre a questo, il futuro. Un futuro che lui non avrebbe potuto comprendere proprio come in Big Hero 6, proprio come in molti altri film, cioè il cellulare? Che è un cellulare? I test del DNA? Che è sta roba? Oceania! L'avrebbe approvato, gli sarebbe piaciuto. Stile riconoscibile, avrebbe notato però tanti errori. Maui che non è cattivo, c'è poca magia, lei che è accompagnata prima da Pua e poi dal gallo. Tutta roba che Disney avrebbe trovato molto confusionaria, di troppo, tanti errori tipici. L'avrebbe considerato meglio rispetto agli altri film perché erano troppo oltre per Disney e avrebbe criticato tante cose di questo film come Tamatoa. Tamatoa l'avrebbe considerato assolutamente fuori luogo e assolutamente non coerente con il contesto. Il mare era troppo simile al tappeto di Aladdin. Lui avrebbe giocato tantissimo con il mare se avesse potuto animarlo, se ai suoi tempi ci fosse stata questa tecnologia per animare il mare in questo modo. Però fondamentalmente sarebbe approvato. Oceania, nonostante le tante critiche, sarebbe comunque meglio rispetto agli altri. Ralph spacca internet. Disney si sarebbe rinchiuso di nuovo nel congelatore, ma non perché il film sia brutto o simile, lui non lo avrebbe mai saputo se il film fosse brutto o meno, perché di nuovo era incomprensibile. Era già incomprensibile il primo, qui parliamo di siti, wifi, pubblicità, motori di ricerca, che è sta roba? Influencer, commenti d'odio. Si sarebbe sparato.
È troppo oltre, Disney non avrebbe proprio capito il contesto delle situazioni, non avrebbe capito perché i personaggi agissero o non agissero in un certo... Niente avrebbe capito. Frozen 2, bocciatissimo in quanto sequel. Disney odiava i film delle spiegazioni, delle origini e non avrebbe mai apprezzato che per di più questo sequel non fosse ispirato a una fiaba nello specifico, quindi avrebbe odiato i quattro elementi, lui piuttosto avrebbe utilizzato, che ne so, Rosa Rossa, avrebbe utilizzato un'altra fiaba di Andersen, ma non avrebbe mai inventato una nuova storia. Raya e l'ultimo drago. Disney avrebbe detto di no, proprio come con Taron e con Atlantis, un film che è troppo hollywoodiano, è troppo tipico, troppo un film d'avventura, non ha un tocco Disney nello specifico. È Disney perché l'ha fatto la Disney, non perché c'è un tocco Disney in particolare. È qualcosa che Disney non avrebbe mai provato. Io vi ricordo che già solo per la presenza della loro eccetera, Disney voleva completamente modificare il Signore degli Anelli. Figuriamoci se avrebbe mai approvato una cosa come Raya e l'ultimo drago che vive di lore. Encanto! Gli sarebbe piaciuto? Ci sarebbe qui un ma però. Lui non l'avrebbe fatto così, avrebbe approvato molto questa questione dei poteri, che però la protagonista non ce l'ha, la famiglia. Non avrebbe messo un villaggio che vive sotto la famiglia. L'avrebbe fatto un pochetto più maschilista come film, ci avrebbe messo molti più personaggi maschili, tipo il nonno piuttosto che la abuela. E come finale avrebbe scelto la nonna che cambia idea con calma, proprio quel finale scartato in cui spiega le cose a Mirabelle, cioè la giustificazione per lui sarebbe stata molto molto importante e Mirabelle avrebbe dovuto comprendere che in realtà la nonna aveva ragione o qualcosa del genere. In più avrebbe inserito un cattivo, un vero e proprio cattivo tipico. E non avrebbe messo così tanti membri della famiglia, avrebbe messo sicuramente Mirabelle, forse Antonio, ma non Luisa e Isabella, si sarebbe concentrato sul rapporto tra Mirabelle e Antonio. Non avrebbe messo la canzone di Luisa o la canzone di Isabella, no, 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 completamente fuori dal canone Disney. Io ho finito. Fatemi sapere se vi interessa questa cosa, se dovrei fare altri video in cui parlo dell'opinione di Disney su quello che è successo dopo la sua morte, o se non ve ne può fregare di meno, e ditemi se secondo voi ho torto, se secondo voi su alcuni di questi film in realtà Disney li avrebbe adorati. Anzi, per questo video non credo che farò un approfondimento su Twitch, perché Twitch, cioè, faccio già abbastanza contenuti lì senza aver bisogno di aggiungere sta roba. Però, fatemi sapere se ci sono domande, cose che dovrei spiegare, se ci sono questioni da affrontare. E io che ho appena finito di registrare due video di seguito e non ne posso più, vi dico buonanotte ragazzi. E vado a morire.